Cosa? Scusa per il video. Sono stati trovati dei reperti medici, sì, pinzette chirurgiche e vasetti di penicillino o altri medicinali. Perché qui c'era un ospedale durante la seconda guerra mondiale, gli spolati dentro i vagoni, abbiamo anche delle testimonianze perché alcune signore sono state curate qua dentro. Tedesco non lo so, sono di due signore che sono state qua, una durante il bombardamento che è rimasta ferita con una scheggia, è stato due mesi qua dentro i vagoni. Tutto quello che diceva Filippo, mesi senza vedere la luce, dalle cose reali, i tedeschi erano veramente... Tutto quello che avete trovato qui. Sì, abbiamo trovato anche una bambolina che è andata al una bambola di una bambina, sicuramente di pezza, l'abbiamo portata al museo per un restauro e le stiamo conservando tutti per poi dopo esporre da qualche parte. Le teniamo noi come azienda autonoma di Stato, le proteggiamo noi. Sì, probabilmente era da tutti i reperti. Ci fa per vedere dopo i punti esatti noi abbiamo trovato per la i punti esatti, allora la bambolina è stata trovata qua all'inizio, proprio all'inizio, era di fuori, era sotto mentre ho scavato per abbassare, per trovare il livello dei carri, perché il carrellone doveva stare più basso rispetto alle rotaie, poi avete visto quando l'abbiamo estratti. La bambola l'ho trovata là, poi lungo il percorso abbiamo trovato le pinzette mediche, abbiamo trovato le bottigliette di medicinali, ho raccolto tutto. Forte, bene, quindi farete una specie di mostra. Perché qui, una mostra, qui è stato... La bacheca quando avevi... Sì, qui è stato, bello. Sai che era ospedale. Come no? Oscar, tu sei iscritto al gruppo? No, non sto. Non ancora. Devo iscrivere anche il gruppo, se no è pronto. È una brontolona. Lo sai che abbiamo avuto un bacchetto qui a me? Io non so. Consigliamo le cose. Qui è stato scavato, nel senso, lì è stato scavato, col pietriscolì è stato aggiunto questo, abbiamo naturalmente fatto uno scavo zona a zona, controllando tutto quello che si poteva trovare. Quello che abbiamo trovato l'abbiamo preso, abbiamo trovato dei cucchiai da minestra, ce n'erano molti, soprattutto là vicino al buco dell'uscita. E dei cucchiai da minestra che rispetto a quelli che ci sono oggi pesano tre volte di più, sono proprio d'acciaio. Però tutto quello che si è trovato, secondo me, avendo scavato abbiamo riuscito a trovare tutto. Non c'è più accidentato. Allora, cosa ha portato il piccone a fare? Scusa che non c'è ancora niente nascosto, tesori, gioielli. Però in tutti questi anni questi treni sono stati visitati, rivisitati, saccheggiati da gente, saccheggiati, a guardare, hanno trovato addirittura dei biglietti degli anni 80, dei biglietti perché quando arrivavano vicino alla stazione il biglietto non serviva più, lo lanciavano dal finestrino, quelli che sono rimasti dentro la galleria si sono trovati. Però noi abbiamo cercato, abbiamo trovato tessuti che facevano parte, che li abbiamo conservati, dei treni, perché la carrozza reggenziale che è per i reggenti era tutta rivestita di tessuti anche di pregio, di velluto rosso, velluto blu. Allora per riprendere poi quando faremo il restauro gli stessi colori, lo stesso tessuto, li abbiamo conservati tutti e quelli lì li abbiamo trovati. Abbiamo raccolto anche un minimo video. Tutto quello che abbiamo trovato, perché con l'escavatore abbiamo scavato pian piano, è stato messo tutto da... Pensavamo di trovare qualcosa di più, ma invece... Vabbè, è un video doppio. Però magari un video molto sotto. Sì, però da quella volta non è mai stato scavato, quindi è difficile che sia andato sotto. Auto sotto, che noi abbiamo già cavato, quindi sentiamo di buono. Che le cose siano andate a finire addirittura sotto 15 cm sarà un po' più difficile. Questo qui, per caso di pioggia, qui sotto ci serve un punto, cioè se piove molto, su. Questo è un coso di scarto. Ristabilito tutto, questo è il drenaggio, lo scolo, il canale di scolo dove scolava tutta l'acqua che arrivava o dalle volte alla galleria, perché quando piove poi si vede che oggi c'è qualche infiltrazione, ma l'acqua che veniva dalla stazione veniva tutta scolata qui dentro e questo cunicolo ci accompagna fino all'uscita. È stato ripulito completamente
e risostituite tutte le lastre che sono rotte o pericolanti. Adesso questa qui è una robetta, che il camminamento rimane sempre di là. Questo è stato rifatto solo per far vedere com'era originariamente queste pietre. È stato fatto un lavorone enorme, perché qui dentro il posto è piccolo, e lavorare con i mezzi, le squadre che hanno lavorato tutte per mettere la sicurezza alle volte, tutte le reti, vedi tutte le chiudature che sono state, chi lavorava sotto, chi lavorava sotto, avanti dietro, esce una squadra dietro l'altra, una va avanti, una va dietro, perché l'uscita purtroppo è solo da una parte, con i mezzi, pesante. Questo carretto qua, la pala di Ripi, e questo carretto passava con l'uomo che dava gelati. Questo è quello famoso che ci siamo scarellati, lei lo sa. Ah, dove t'abbiamo rimorchiata? Dove t'abbiamo rimorchiata? Questo si vede tuo marito, sì, che ci picchia tutto. Te basta andare con quelli là. Oddio, adesso c'ha le ruote un pochettino chiodate. No, chi è che ha detto di fare il buco? No, però vuole fare. Sì, si sono un po' liberate. Sì, sì. Veda lei, Oscar. Un po' pericolosa la cosa. Ci fidiamo, dai. No, anche perché bisogna dire che se, cioè, loro ci hanno fatto un favore, no? Se succede qualcosa, dopo magari capite responsabile. Non può entrare nessuno. Già, noi oggi siamo. Quindi cerchiamo di. Come, infatti, chi è che ha detto che vogliamo fare il giro sul carretto? Mi ha chiesto che così. Voglio so che sembra che abbiamo voluto io. Picchia Yuma. Ti voglio di picchiare. Notare, ecco, io faccio dono all'Elisabetta di un cimelio. Io ci faccio un braccialetto di legno. Braccialettino, faccio. Questo è un dono simbolico che noi facciamo. A casa mia si chiama spilorceria, poi uno si pensa come vuole. Lo metto lì. No, davvero sono spilorcio, regali un pezzo di legno. È un pezzo della ferrovia, eh. Allora, scommetto che preferivo un anello con diamanti, scommetto. Ecco qui un'altra via di fuga. Ah, ma perché no? Siamo qui che vuoi a tutti i suoi chiamati. Ah, serve il segnale. Pronti? Andiamo piano che vado qua fuori fuoco questo. Allora, che ne pensi, Elis, di questo lavoro? Guarda che bello. Adesso speriamo di scelta di questo. Era quello che speravo che venisse fuori. Adesso speriamo che l'originale qui è rifatto, però comunque si sposa. È quello che speravo che venisse fuori. Hanno badato un cazzo. Ah, ecco, questo numero, 80. Sarà mica quello lì che dei bombardamenti dello spazio. Anche se quasi tutti. Questo qui, questo numero 80, no? Sarebbe quello di bombardamenti, divisione, eccetera, eccetera. Non credo. Non credo. Perché qui... Ok, della serie ho detto una cazzata. Allora, qui abbiamo un buco, che dentro chissà cosa c'è qua. No, no, no. Quello qui non c'è. Ma se le hanno ecco, qui c'è il famoso attacco montale, l'attacco intermedio.